Io gli accompagno sempre dei paper, ovvero, e dico sempre che il testo è parte del lavoro, ovvero dell'opera fa parte anche questo testo. In questo testo si può leggere tutte le informazioni che sono necessarie per comprendere quest'opera. Come vedete, è impaginato alla maniera dei testi scientifici di botanica. Secondo quella che è la pragmatica della comunicazione umana di Václavík, si può stabilire effettivamente un sistema di pattern. Si risentono delle sonorità quando la pianta ha quel tipo di attività elettrica. Poi c'è tutta una ricerca estetica sui cami e sulle radici. La pianta scelta è una vanda, un'orchidea che ha una sua storia artistica, che proprio cresce così con queste radici aeree, si chiama epifita. E ha un sistema vitale che è questa vasca con l'acqua, una pompa, viene portata su, viene ciclicamente portata l'acqua, un mini computer che misura la qualità dell'acqua e la temperatura esterna, una lampada che riproduce i raggi solari, una lampada al sodio. E il lavoro estetico è tra le radici epifite e i cavi, tutti questi cavi che sono i cavi della nostra vita, della nostra utilizzazione col tecnologico.